Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi prepareremo insieme una sbriciolata alla crema senza glutine. Iniziamo con mettere due uova in una ciotola, aggiungiamo 70 g di zucchero e cominciamo a mescolare con una forchetta. Possiamo aggiungere adesso 20 g di esubero, lo schiacciamo leggermente e infine 70 g di olio di semi. Una volta amalgamati questi ingredienti, piano piano aggiungeremo la nostra farina. In questo caso ho preso 300 g di farina senza glutine o farina di riso semplicemente. La aggiungo piano piano. E comincio a incorporarla. Volendo si può usare anche della farina di riso e eventualmente una parte di amido di mais o fecola di patate. In alternativa si può utilizzare anche un preparato, un mix universale senza glutine, dove ci sono già degli amidi e aiutano un po' la consistenza finale. Piano aggiungo tutto il resto della farina. Lavoriamo sempre con la forchetta, volendo si può usare anche un rullatore, però con la forchetta si lavora benissimo, anche perché poi una volta incorporata inizialmente con la forchetta si possono utilizzare tranquillamente le mani. Andremo leggermente a compattare l'impasto con la forchetta. In questo caso, dovendo fare una sbriciolata, non sarà necessario avere un panetto completamente omogeneo e compatto perché lavoreremo direttamente sulla teglia. Basterà quindi semplicemente incorporare, inglobare tutti gli ingredienti e la farina finale. Ecco qui. La consistenza rimarrebbe molto morbida, però comunque lavorabile. Ecco qui il nostro panetto. Ha una consistenza morbida, ma non è appiccicoso, per cui è perfettamente lavorabile. A questo punto prendiamo una teglia da crostata,
possiamo leggermente oliarla, ma l'impasto ha già dell'olio, per cui chiaramente non dovrebbe creare problemi sull'attaccamento durante la cottura. Prendiamo 2/3 del nostro impasto e piano piano con le mani lo allarghiamo sulla nostra teglia per creare la base della nostra sbriciolata. Molto morbido, per cui si riesce a distribuire abbastanza bene anche sulla teglia. Copriamo il fondo e lasciamo l'altra parte poi da mettere dopo aver preparato la nostra crema, lasciata raffreddare la crema e messa per la farcitura. Per preparare la nostra crema prendiamo 100 g di cioccolato fondente a pezzetti, lo versiamo in una pentolina, dopodiché aggiungeremo della farina di riso, io ne metto 45 g. E il nostro zucchero, che in questo caso sono 25 g. Dopodiché metterò sul fuoco per fare sciogliere leggermente. Mettiamo quindi sul fuoco e giriamo fino a quando inizierà un po' a sciogliersi. Ecco che piano piano il nostro cioccolato si incorpora con la farina. Adesso aggiungeremo del latte. Io metto 100 ml di latte. In questo caso io uso senza lattosio, ma va benissimo qualsiasi tipo di latte. E poi proseguo sciogliendo il mio composto. Quando il composto sarà quasi totalmente sciolto, aggiungeremo anche 10 ml di olio di semi. Proseguiremo sul fuoco fino ad ottenere una consistenza cremosa. Una volta che la nostra crema sarà pronta, la verseremo in una ciotola a raffreddare e la copriremo con pellicola a contatto. La nostra crema è pronta, la versiamo nella ciotola di vetro. Mettiamo una pellicola e la mettiamo a contatto con la nostra crema, dopodiché la mettiamo a raffreddare fino a quando avrà la temperatura giusta per poterla mettere sulla nostra base per la sbriciolata. Una volta che la nostra crema si sarà raffreddata, la versiamo sulla nostra base della torta, cercando di non arrivare proprio completamente ai bordi. Allarghiamo su tutto il fondo della nostra torta sbriciolata. Dopodiché riprendiamo in mano la parte rimanente
della nostra frolla e semplicemente la sbricioliamo sulla nostra crema fino a riempire, a coprire la parte superiore. Grossolanamente una volta terminata questa operazione, metteremo la nostra torta in forno statico a 180 gradi per una trentina di minuti e ci vediamo dopo la cottura. Ed ecco qui la nostra sbriciolata alla crema di cioccolato appena sfornata. Adesso la lasceremo raffreddare e poi potremo metterla su un piatto da portata.